Vogliamo spiegare quello che è accaduto e l'oggetto di questa denuncia che è stata presentata ai carabinieri di Pescara Colli? L'oggetto deriva da un comportamento poco edificabile da parte del dottor Trotta, che un giorno, interpellato da alcuni infermieri del reparto di psichiatria sulla scarsezza della presenza dei DPI, in quanto in precedenza lui aveva centrato a sé la gestione, ovvero sia la richiesta, il ritiro e la distribuzione degli stessi. In seguito a questa richiesta di chiarimenti da parte di alcuni infermieri, lui è andato su tutte le furie minacciando tutti i firmatari di una lettera, di un verbale di una lettera tenutasi da tutti gli infermieri del reparto in conseguenza di una sua richiesta su un impatto del personale in considerazione di un prossimo spostamento del reparto di psichiatria a Villa Serena. Quindi queste minacce molto forti hanno spaventato una serie di infermieri, i quali hanno contattato l'avvocato Fernando Rucci dei Colli e hanno, raccontando l'accaduto, e hanno prodotto questo esposto querela che è stata presentata intorno alla fine del mese di aprile. Posizione della ASL? Non sono in grado di dirle qual è la posizione della ASL, perché in questo, a tutt'oggi, nonostante alcune richieste di incontro anche urgenti della presentazione della denuncia stessa al direttore generale, non abbiamo nessuna risposta a tal riguardo.